Chi sa scrivere potrà disegnare e chi può disegnare saprà dipingere. Il mestiere del pittore è l'unico mestiere al mondo che ci insegna a sognare. Pittori non si nasce, lo si diventa. Noi vi spiegheremo tutto questo, un passo dopo l'altro, perché siamo l'Accademia di Ettore Maiotti a casa vostra. Buongiorno. Ecco la nuova puntata, faremo dei fiori dipinti ad olio e dal vero. Guardiamo la dimensione con cui siamo a 2 metri di distanza, quindi 1, 1, 2. La larghezza massima del soggetto è questa, cioè 2 volte la larghezza dell'originale. L'altezza è 1 e 1, 2. Ecco, il soggetto deve stare all'interno di questo rettangolo e adesso partiamo con la costruzione. Prima di tutto si fa la parte superiore, sempre, che è racchiusa in un rettangolo più o meno così, in un triangolo più o meno così. Allora, qua dunque noi abbiamo un fiore, l'inclinazione del rametto del fiore è questa, quindi partiamo con questo primo ingombro. Qua c'è il ramoscello di pesco e noi cominciamo con i petali. Vanno segnati i petali. Allora, i petali non devono essere disegnati uno per uno come i bambini quando disegnano le margherite, ma dovete lavorare in negativo, cioè fare le punte dei petali e inserirle nello sfondo, cioè praticamente dovete lavorare in negativo. Ecco, queste danno più la sensazione dei petali che non il disegno di petalo per petalo. Cioè dovete sempre cercare di vedere luci e ombre. Qua abbiamo una fogliolina e qua l'altra fogliolina. Dunque, questo va più in su perché il fiorellino di pesco è più in alto, quindi questa significa seguire una costruzione, no? La costruzione vi dice subito quando la posizione è sbagliata. Allora, proseguiamo con l'altro fiore e poi dovete sempre fare i prolungamenti per tenere sotto controllo le posizioni degli altri elementi. Sotto qua ce n'è un altro.
Adesso cominciamo con il vaso trasparente, che è una cosa abbastanza complicata, perché in genere si cerca di fare i vasi trasparenti, l'acqua, eccetera, eccetera, priva di colore, mentre in realtà sono pieni di colore perché riflettono tutti i colori che hanno intorno. Quindi noi dobbiamo già disegnare tutto quello che si vede dentro nel vaso. E poi vedrete che, per esempio, questo gambo, il proseguimento del gambo è spostato perché l'acqua fa da lente e quindi il gambo è spostato. Il fiore si vede normalmente dentro. Osservate il soggetto. Cominciamo già a giocare con un po' di luce e ombra. Qua altri petali. Come vedete, io già disegno il movimento dei petali, perché il contorno di un petalo deve dare sempre il sapore di qualcosa di batuffoloso, di morbido. Osservate il soggetto. Separiamo la luce dalle ombre e facciamo un po' di fondo. Naturalmente il disegno l'ho fatto con la matita carboncino, quindi vedete voi. Io in genere per l'olio preferisco usare la matita carboncino. Ecco, per i fiori sono preferibili i fondi scuri. Accenniamo a un po' di volume dei fiori. Luci e ombre. Ecco, dando il volume riusciamo anche a dare la sensazione di questi petali, che poi con poche macchie di colore salteranno fuori. Ecco. Osservate il soggetto. Con un bistro molto trasparente cominciamo a dare tutti i toni di fondo e tutte le ombre. Quindi partiamo ridisegnando col pennello tutto quello che abbiamo disegnato con il carboncino. Vedete che si vede ancora il segno sotto, quindi il colore deve avere questo grado di trasparenza. Naturalmente, se voi coprite il disegno con questo tono di bistro, farete un'operazione non levigata, ma molto gestuale, molto molto pittorica.
Ecco, poi andiamo nelle ombre interne. Naturalmente, quando evapora la trementina, voi avrete un colore diverso, ma molto trasparente. Allora, partiamo con i petali in ombra ottenuti con un bistro tendente al verde con dentro bianco. Allora, oggi vi farò vedere un lavoro per accostamento vero e proprio. Verso là diventa un po' più scuro, quindi aggiungiamo un po' di bistro. A questo punto possiamo anche fare la tonalità, incominciare con la tonalità di fondo, che è un verde molto scuro, quasi nero, quindi deve essere un bistro tendente al verde, e con questo colore passiamo sopra al nostro fondo. Vedete come faccio come do l'impressione dei petali di questo fiorellino. Facciamo i petali in luce e poi passiamo alle foglioline verdi, che è un verde, si parte dalla base del verde di fondo e aggiungiamo del verde realizzato con blu e giallo. Possiamo creare questa tonalità. Qua prende luce, quindi dobbiamo aggiungere un po' di bianco. Bene. A questo punto noi possiamo cominciare a fare il rametto. Il rametto è fatto con terra d'ombra bruciata e un po' di arancio di cadmio. Ecco, non fate un tratto unico, ma interrompetelo. Lasciando vedere ogni tanto il segno matita sotto. Ecco, adesso facciamo il fiorellino rosa. Osservate il soggetto. Intanto, prima di tutto, facciamo il calice del fiore con questo verde giallastro, poi la parte sotto leggermente più scura e poi c'è il punto in luce che è biancastro qua. Adesso il petalo parte, il fiorellino parte da un bianco quasi puro, un bianco quasi puro, e poi diventa sempre un po' più magenta, un po' magenta da questa parte, mentre dall'altra parte dove riceve più luce aggiungiamo un po' di arancio di cadmio.
in modo che il rosa diventa più brillante. Poi c'è la parte in ombra dove aggiungiamo del bistro a questo colore e il nostro fiorellino è finito. Allora, partendo dal bianco, aggiungiamo un po' di magenta e un po' di rosso di cadmio arancio e facciamo la parte in luce del fiore, che è fatto con un segno di questo genere, cioè partite delicatamente e poi qua schiacciate, idem questo punto. Dopodiché cambia il colore e diventa un magenta un po' più scuro, un magenta con dell'arancio di cadmio ancora, di modo che diventa un rosso un po' più caldo. Con questo rosso si fa la macchiolina centrale qua. La macchiolina centrale la si fa con una rotazione così del pennello. Poi c'è ancora il petalo in luce. Petalo in luce, torniamo al nostro bianco, aggiungiamo magenta e arancio di cadmio. E poi ci sono i punti di massima luce di questo fiore, che sono delle pennellatine bianche, quasi bianche, adesso bisogna fare tutta la velatura in ombra di questo. E si prende un po' di bistro molto trasparente e si fa la velatura così. Partiamo con questi petalini grigi appena appena accennati. Questa qua è proprio un'apertura a ventaglio e poi c'è un colpo di luce in questo punto qua. Osservate il soggetto. La parte interna del vetro dovete avere l'accortezza di fare gli stessi colori che avete fatto sopra con una variante azzurra, cioè aggiungete del bistro azzurrognolo per dare la sensazione del vetro trasparente. Ora facciamo gli scuri e pennellatine brevi e accostamenti. Poi accentuiamo gli scuri in modo che abbiamo il massimo della profondità. Poi lo schiariamo leggermente e facciamo questa parte piana così.
e poi facciamo anche questo lato. E ora il riflesso bianco all'interno. Un po' di scuro, più scuro, lo sfumiamo un po'. Lo seguo col vetro e quindi bisogna fare ancora il fondo del panno che sta dietro, che traspare dalla che traspare dal vaso di vetro. Naturalmente dovete cercare di mettere tutti i colori che vedete, e sono tantissimi, e poi ci sono anche tutti i riflessi. Per esempio questo colore adesso lo si sporca con un po' di ocra e si fa una velatura qua all'interno, diventa più scuro, quindi ritorniamo sul nostro colore di partenza, che è sempre questo verde molto scuro, e vediamo il fondo che poi verrà ancora velato. Qua c'è una luce ocracea che adesso prepariamo. Perché noi dobbiamo fare le luci di primo piano e le luci che si vedono dietro. Rispetto alla luce che si vede dietro, una luce di primo piano la si sovrappone, la si sovrappone cambiandogli la direzione di. Vedete che questa luce appare in primo piano. È molto importante rinforzare gli scuri.
naturalmente a questo punto lavoriamo con delle pennellate verticali, ecco questo va fino dentro qua. Naturalmente deve essere sempre questo verde scuro e proseguiamo con la velatura anche sul fiore sotto per dargli la differenza tra quel fiore che sta sopra, che è questo qua, rispetto a quello che sta dentro. Vedete l'importanza del colore scuro, proprio per staccare un fiore dall'altro. Ecco, bene, siamo alle ultime fasi di questo lavoro. Sfumiamo un po', ma andiamo un po' insieme. Il lavoro è finito e arrivederci alla prossima puntata.